Allora, per realizzare questa borsa ci occorre innanzitutto un inserto in vera pelle realizzato da noi artigianalmente. Questo è il manico con le borchie e munito degli attacchi ad anello qua sotto, e poi i due laterali. Una scocca di rinforzo con il doppio fondo. Uno spaghetto color biscotto con cui andremo a lavorare tutta la nostra borsa. La borsa la lavoreremo ai ferri con i ferri numero 4 e poi ci occorre il ferretto da treccia, ok? Perché la lavoreremo tutta ai ferri. Dopodiché, questa è la borsa quasi finita, vi occorrono le borchie, vi occorre una chiusura così, io ho usato questa qui rettangolare molto semplice, e due attacchi a ponticello per poi andare ad attaccare la del manico, ok? Quindi questo è l'elenco del materiale che vi occorre. Vi ricordo che sia le scocche di rinforzo che gli inserti in vera pelle li realizziamo noi artigianalmente, una novità dell'anno, sul nostro sito www.merceriamari.it. Potete scegliere il modello e il colore della pelle con cui volete che venga realizzato, e poi noi ve lo faremo su misura e lo spediamo. Quindi questo è quanto, vi lascio al tutorial. Allora, oggi vediamo come andare a realizzare la borsa di Valentino, che in questo momento sta spopolando. Quindi è di nuovo un'altra borsa con la lavorazione ai ferri, con tutti questi rombi, poi è decorata con le borchie e quant'altro. Noi facciamo una versione, come vi ho già detto, un po' rivisitata, quindi abbiamo portato qualche modifica, ma la base è la stessa, quindi potete usarla per realizzare quel tipo di borsa. Allora, come potete vedere qui ho realizzato già tutto il pannello, che è composto da tre moduli a rombi che si ripetono. Vedete, 1, 2 e 3. Ogni rombo è composto da 20 maglie, quindi la borsa totale che noi abbiamo realizzato di 3 rombi ha un totale di 60 maglie, 20, 40 e 60. Ok, quindi è il modulo, questo modulo del rombo ripetuto 3 volte. Adesso io, per farvi la spiegazione, vi faccio vedere solo un rombo, quindi avvierò sul ferro 20 maglie e lavorerò un rombo solo, mentre voi dovete ripetere la stessa lavorazione che io faccio però lungo le 60 maglie, ok? Quindi per realizzare la borsa voi dovete avviare 60 maglie, mentre io ne avvio solo 20, e quando io ho terminato di realizzare il primo giro, ad esempio, di questo modulo, voi lo dovete ripetere altre 2 volte. Quindi è semplicissimo, solo che per comodità ve lo faccio vedere sviluppato su un solo modulo, che voi però dovete riportare per 3. Ma il procedimento, ripeto, è lo stesso, no? Io, ad esempio, dovrò andare a lavorare 8 rovesci, 4 dritti e 8 rovesci. Quando io ho terminato questo giro, poi dovrete riprendere e lavorare di nuovo 8 rovesci, 4 dritti, 8 rovesci, poi di nuovo 8 rovesci, 4 dritti, 8 rovesci. Semplicemente lo ripetete per altre 2 volte in più oltre alla mia, ok? Ma il procedimento è il medesimo. Per realizzare tutta la borsa, ho realizzato in verticale 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte il modulo, ok? Quindi è ripetuto per 6 volte. Il modulo si basa su 38 giri, se non sbaglio, adesso lo vediamo bene, ed va ripetuto per una lunghezza pari di 6 volte. Poi qui in cima ho realizzato un foro che servirà per inserire la chiusura e che dopo vi farò vedere. Quindi, come vi dicevo, partiamo avviando voi 60 maglie, io ne avvio 20. Allora, una volta avviate tutte le maglie, per far sì che il bordo della borsa, quindi l'inizio, resti bello dritto, io vi consiglio di lavorare il primo ferro tutto a rovescio. Quindi questo è un ferro al di fuori del modulo del rombo, ok? Inizieremo dal ferro successivo, il modulo, ma appunto proprio perché vi resti un bel bordo, io vi consiglio di lavorare il primo ferro tutto a rovescio.
Per quanto riguarda il terzo ferro che dobbiamo andare a iniziare, che diciamo sarebbe il primo vero e proprio del modulo che compone il rombo, dobbiamo andare a lavorare le prime 8 maglie a rovescio. Dopo aver lavorato le 8 maglie a rovescio, andiamo a lavorare le successive 4 a diritto. Quindi, una, e 4. Le restanti maglie che avete sul ferro, che sono di nuovo 8, le andiamo a fare di nuovo a rovescio. E voi dovete poi ripetere il modulo di nuovo per altre 3 volte, quindi ripeterete di nuovo per altre 2 volte, scusatemi, quindi ripeterete di nuovo 8 rovesci, 4 dritti, 8 rovesci e così via per un'altra volta. Allora, questo ferro che abbiamo terminato, composto da 8 rovesci, 4 dritti, 8 rovesci, è il primo giro che compone il modulo del rombo, ok? Il primo ferro. Il prossimo che dobbiamo andare a fare, come tutti i ferri pari che compongono il modulo, si lavoreranno a rovescio. Quindi andremo a fare un ferro dove vediamo i punti come andranno svolti e il ferro di ritorno sempre e solo a rovescio. Quindi adesso andiamo a lavorare un ferro a tutto dove lavoriamo tutte le maglie a rovescio. Il prossimo giro tenete il ferretto alla mano. Allora dobbiamo fare come prima, ovvero lavorare le prime 8 maglie a rovescio. E 3. 6, 7, 8, lavorate le prime 8 maglie a rovescio. Adesso guardate bene, andiamo a caricare le prossime 2 maglie sul ferretto, quindi le togliamo dal ferro e le mettiamo sul ferretto e andiamo a lavorare le successive 2 maglie sul ferro, questa volta a diritto. Quindi quelle sul ferretto ce le dimentichiamo un momento, andiamo a lavorare le prime 2 sul ferro a diritto. Dopodiché andiamo a prendere le 2 maglie che abbiamo messo sul ferretto e anche queste le andiamo a lavorare a diritto. Ed ecco che abbiamo fatto il primo incrocio del rombo. Sono, diciamo, anche questi motivi a losanga, rombi, sono una serie, una specie di trecce, non le classiche, ma comunque anche qui c'è bisogno di incrociare le maglie per ottenere l'effetto. Adesso sul ferro ci sono rimaste 8 maglie che andiamo a lavorare tutte a rovescio. Dopodiché, dopo aver lavorato anche queste 8 maglie, mi raccomando, voi ripetete sempre tutti i passaggi di nuovo da capo per gli altri 2 moduli. Come vi avevo detto prima, il ferro di ritorno e si lavora tutto a rovescio. Quindi adesso di nuovo andiamo a lavorare tutte le maglie che abbiamo a rovescio. Allora, adesso iniziamo il prossimo giro. Mi raccomando, fate attenzione perché anche qui ci sono alcuni passaggi e dobbiamo di nuovo usare il ferretto. Allora, le prime 7 maglie, fate attenzione, 7 maglie, dobbiamo andarle a lavorare a rovescio. Adesso
La prossima maglia la andiamo a mettere sul ferretto e la portiamo dietro al lavoro, come abbiamo già fatto prima. E le successive due maglie sul ferro le andiamo a lavorare a diritto. Voilà, adesso andiamo a prendere la maglia che abbiamo sul ferretto e la lavoriamo al rovescio. Voilà, adesso carichiamo le due maglie che abbiamo sul ferro, le mettiamo sul ferretto, ma questa volta le teniamo davanti. E andiamo a lavorare la successiva maglia sul ferro a rovescio. Dopodiché andiamo a lavorare, però questa volta a diritto, le due maglie che abbiamo messo sul ferretto. Voilà, adesso sul ferro abbiamo altre sette maglie esattamente come avevamo all'inizio e le andiamo tutte a lavorare a rovescio. E il giro di ritorno, come vi ho già detto, sono tutti sempre uguali e tutti sempre a ritorno, quindi il prossimo ferro sarà un ferro intero a rovescio. Quindi gli interi ferri che sono a rovescio non ve li faccio più vedere, tanto ormai avete capito e al termine di ogni giro se ne deve iniziare un altro e lavorare completamente a rovescio. Ve lo ricorderò sempre, ma non ve lo farò più vedere. Quindi io adesso qui l'ho lavorato e vi faccio vedere il giro successivo. Giro successivo che inizia, che dobbiamo andare a lavorare le prime 6 maglie, quindi vedete che a ogni giro diminuiamo di una. Prima erano 8, siamo partiti con 8, due giri fa erano 7, adesso ne lavoriamo 6 a rovescio. Quindi andiamo a fare le nostre prime 6 maglie a rovescio. Adesso, fatte le prime 6 maglie a rovescio, andiamo a mettere la maglia successiva sul ferretto e la portiamo dietro alla lavorazione, ok? E andiamo a lavorare stavolta a diritto le prossime due maglie che invece abbiamo sul ferro. Dopodiché andiamo a lavorare la maglia che abbiamo sul ferretto e questa, come prima, la lavoriamo a rovescio. Abbandoniamo per un attimo il ferretto e andiamo a lavorare le successive due maglie sul ferro, sempre a rovescio. A questo punto andiamo a mettere le successive due maglie sul ferretto e questa volta, come abbiamo già visto prima, le andiamo a tenere sul davanti della lavorazione. Quindi le segniamo qui davanti e lavoriamo la successiva maglia del ferro sempre a rovescio. Adesso lavoriamo le due maglie sul ferretto a diritto. Finito anche questo secondo incrocio. Adesso sul ferro ci restano 6 maglie, esattamente come le 6 che abbiamo lasciato qui all'inizio e che andiamo a lavorare a rovescio. Quindi terminiamo il ferro lavorando a rovescio. Poi dovete ripetere il modulo, ovviamente, e il giro successivo di ritorno è sempre un giro dove lavoriamo tutte le maglie a rovescio. Allora, nel prossimo giro riprendiamo e partiamo lavorando 5 maglie a rovescio. E voilà, 5 maglie a rovescio. Dopodiché andiamo a mettere la maglia successiva sul ferretto, così, e lavoriamo le prossime due maglie sul ferro a diritto. Dopodiché andiamo a lavorare la maglia che abbiamo sul ferretto a rovescio.
Voilà, abbandoniamo il ferretto per un attimo, procediamo a lavorare le successive quattro maglie del ferro a rovescio. Voilà, adesso prendiamo di nuovo il nostro ferretto, spostiamo due maglie e le teniamo sul davanti del lavoro. Lavoriamo la successiva maglia del ferro a rovescio. Voilà, andiamo a lavorare le due maglie che abbiamo sul ferretto a diritto. E completiamo il giro lavorando le 5 maglie che ci restano sul ferro a rovescio e poi ripetiamo il giro di ritorno tutto a rovescio. Adesso continuiamo, partiamo questa volta lavorando 4 maglie a rovescio. Arrivati a questo punto, mettiamo di nuovo una maglia sul ferretto dietro e andiamo a lavorare le successive due maglie sul ferro a diritto. In questo modo. Adesso andiamo a prendere la maglia che abbiamo lasciato sul ferretto e la lavoriamo a rovescio. Adesso andiamo a lavorare le successive 6 maglie a rovescio. Voilà, adesso mettiamo due maglie sul ferretto davanti alla lavorazione. Lavoriamo la successiva maglia del ferro a rovescio. Le due maglie sul ferretto a diritto. E sul ferro ci restano le ultime quattro maglie da lavorare a rovescio e sempre tutto il giro, il prossimo giro di ritorno, sempre tutto da lavorare a rovescio. Allora, siamo quasi arrivati alla metà della nostra losanga e vedete che piano piano si sta incominciando a definire. Allora, adesso dobbiamo lavorare le prime tre maglie a rovescio. Voilà. Dopodiché andiamo a mettere la prima maglia sul ferretto da dietro. E lavoriamo le prossime due maglie sul ferro a diritto. Poi, esattamente come abbiamo già capito che funziona, andiamo a lavorare la maglia che abbiamo sul ferretto a rovescio. In questo modo, voilà. Dopodiché lavoriamo le prossime 8 maglie del ferro a rovescio. Adesso spostiamo le prossime due maglie sul ferretto e le teniamo davanti al lavoro. Andiamo a lavorare la prossima maglia sul ferro sempre a rovescio. A seguire lavoriamo a diritto le due maglie che abbiamo sul ferretto.
Per finire, le ultime tre maglie che abbiamo sul ferro le lavoriamo a rovescio e il prossimo giro di ritorno lo andiamo a fare interamente a rovescio. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre che tra un giro e l'altro di quelli che io vi faccio vedere dovete lavorare un ferro intero a rovescio, ok? Allora, iniziamo il prossimo giro che partiamo facendo le prime due maglie a rovescio. Una e una due. Dopodiché andiamo a posizionare una maglia sul ferretto e la portiamo dietro e lavoriamo le prossime due maglie sul ferro a diritto. Quindi le prossime due maglie che lavoriamo sul ferro le lavoriamo a diritto. Dopodiché andiamo a lavorare a rovescio la maglia che abbiamo sul ferretto. Abbandoniamo il ferretto per un attimo, andiamo a lavorare le successive 10 maglie a rovescio. Arrivati a questo punto, spostiamo le prossime due maglie sul ferretto davanti, andiamo a lavorare la successiva maglia sul ferro sempre a rovescio, poi lavoriamo a diritto le due maglie che abbiamo sul ferretto. E terminiamo il giro lavorando le due maglie restanti sul ferro di nuovo a rovescio. Il prossimo ferro andiamo a lavorarlo tutto interamente a rovescio. Siamo al penultimo modulo, diciamo prima della metà del rombo. Allora, lavoriamo la prima maglia a rovescio, quindi ne lavoriamo solo più una a rovescio. Dopodiché andiamo subito a inserire sul ferretto la prossima maglia e lavoriamo le due maglie successive a diritto. Andiamo a prendere la maglia sul ferretto che lavoriamo a rovescio. Voilà, a questo punto lavoriamo le successive 12 maglie sul ferro. Adesso andiamo esattamente come abbiamo già fatto a mettere le prossime due maglie sul ferretto e le teniamo davanti alla lavorazione. Lavoriamo la successiva maglia sul ferro a rovescio, in questo modo. Le due maglie sul ferretto invece le facciamo diritte. E l'ultima maglia che avete sul ferro la andiamo a fare a rovescio. A seguire il prossimo ferro, tutto un giro di rovescio.
Il giro che andiamo a fare è esattamente il giro di metà del modulo. Siamo arrivati alla metà, infatti come vedete non abbiamo più maglie da lavorare e qui all'inizio le abbiamo finite e quindi terminato questo giro, che adesso vedremo come si fa, dopo dovremo riprendere e andare a fare, vedete qui il motivo della losanga aperta a metà, poi andremo a fare che si chiude, ok? Quindi partiamo subito mettendo la prima maglia che abbiamo sul ferretto. Mi raccomando, tiratela bene, che non vi resti morbida, troppo morbida. E dopo partiamo a lavorare le due maglie che abbiamo sul ferro e le lavoriamo a diritto. Dopodiché andiamo a prendere la maglia che abbiamo sul ferretto e la dobbiamo lavorare a rovescio. Voilà, lavoriamo le successive 14 maglie sul ferro, tutte a rovescio. Lavorate tutte e 14 le maglie a rovescio, sul ferro ce ne restano 3, le prime due le andiamo a mettere sul ferretto e le teniamo qui davanti, andiamo a lavorare l'ultima maglia che abbiamo sul ferro a rovescio. Andiamo a lavorare a diritto le due maglie che ci sono rimaste sul ferretto. E voilà, abbiamo terminato la prima metà del modulo. Adesso il giro di ritorno, mi raccomando, sempre un giro a rovescio. Allora, adesso dobbiamo riprendere a lavorare in modo da far sì che il rombo vada a chiudersi. Quindi carichiamo le prime due maglie sul ferretto e le teniamo davanti al lavoro. Andiamo a lavorare la prima maglia che abbiamo sul ferro a rovescio. Andiamo a lavorare le due maglie sul ferretto a diritto. Voilà, adesso andiamo a lavorare 12 maglie sul ferro a rovescio. Andiamo a prendere una maglia e la mettiamo sul ferretto dietro al lavoro. Le maglie da lavorare a rovescio sono 14, non 12. Sono 14, quindi ne lavoriamo ancora due. Adesso prendiamo la maglia che abbiamo, la mettiamo sul ferretto e la portiamo dietro. Lavoriamo le ultime due maglie che abbiamo sul ferro a diritto. E l'ultima maglia che abbiamo sul ferretto la andiamo a lavorare a rovescio. Quindi andiamo a riprenderla
e completiamo il giro in questo modo. Adesso facciamo il giro di ritorno interamente a rovescio. Come dicevamo, ricominciamo a fare l'altra metà della losanga, quindi partiamo lavorando la prima maglia a rovescio. Dopodiché mettiamo le successive due maglie sul ferretto davanti, in questo modo. Lavoriamo la maglia successiva sempre a rovescio, quindi la maglia sul ferro la lavoriamo a rovescio. Dopodiché andiamo a lavorare a diritto le due maglie che abbiamo sul ferretto. Dopodiché lavoriamo le successive 12 maglie che abbiamo sul ferro a rovescio. Fatte tutte e 12 le maglie, andiamo a mettere una maglia sul ferretto e questa volta il ferretto lo portiamo dietro alla lavorazione. In questo modo lavoriamo le prossime due maglie che ci sono sul ferro a diritto. Lavoriamo la maglia che abbiamo sul ferretto a rovescio. E poi lavoriamo l'ultima maglia che abbiamo sul ferro sempre a rovescio. Ed ecco che abbiamo finito un altro ferro, il ferro di ritorno è sempre tutto un ferro a rovescio. Adesso iniziamo il nuovo giro, partiamo facendo lavorando le prime due maglie a rovescio. Vedete che pian piano stiamo di nuovo aumentando il numero di maglie iniziali e finali, dovremo di nuovo praticamente arrivare con le 8 con cui abbiamo iniziato. Quindi adesso lavoriamo le prime due a rovescio, dopodiché andiamo a mettere due maglie sul ferretto e le portiamo davanti al lavoro. Andiamo a lavorare la successiva maglia che abbiamo sul ferro sempre a rovescio. In questo modo. Dopodiché lavoriamo a diritto le due maglie che abbiamo sul ferretto. Lavoriamo 10 maglie a rovescio. Spostiamo sul ferretto dietro una maglia, lavoriamo le successive due maglie sul ferro a diritto. Lavoriamo la maglia sul ferretto a rovescio. E lavoriamo le ultime due maglie che ci sono rimaste sul ferro sempre a rovescio. Voilà, il giro successivo tutto un giro di solo rovescio. Vedete che man mano incominciamo a vedere la nostra losanga che si chiude. Arrivati a questo punto il procedimento è sempre lo stesso, quindi adesso dobbiamo iniziare a lavorare le prime tre maglie a rovescio. Vedete che ogni giro aumentiamo il numero di maglie che andiamo a lavorare ai lati e diminuiamo quelle che lavoriamo al centro. Ok, quindi adesso
lavorando le prime tre a rovescio. Mettiamo le successive due maglie sul ferretto davanti, lavoriamo la prossima maglia del ferro a rovescio, andiamo a lavorare le due maglie sul ferretto a diritto, lavoriamo le successive 8 maglie sul ferro a rovescio. Mettiamo la prossima maglia sul ferretto dietro. Lavoriamo le prossime due maglie sul ferro a diritto. Lavoriamo la maglia sul ferretto a rovescio. E terminiamo lavorando le ultime tre maglie che ci troviamo sul ferro, tutte a rovescio. Procediamo, facciamo questa volta le prime quattro maglie a rovescio. Mettiamo le prossime due maglie sul ferretto davanti. Lavoriamo la prossima maglia sul ferro a rovescio. Lavoriamo le due maglie sul ferretto a diritto. Lavoriamo le successive 6 maglie a rovescio. Mettiamo la prossima maglia sul ferretto dietro e lavoriamo le successive due maglie sul ferro a diritto. Andiamo a lavorare la maglia sul ferretto a rovescio. E lavoriamo le ultime quattro maglie che ci restano sul ferro sempre a rovescio. Per il prossimo giro andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio. Allora, il prossimo ferro partiamo lavorando le prime 5 maglie a rovescio. Dopodiché andiamo a mettere le due maglie sul ferretto davanti, lavoriamo la prossima maglia sul ferro a rovescio. Andiamo a lavorare le due maglie sul ferretto a diritto. Lavoriamo le successive 4 maglie sul ferro a rovescio. Spostiamo una maglia sul ferretto dietro.
lavoriamo le successive due maglie del ferro a diritto. Lavoriamo la maglia sul ferretto a rovescio. E completiamo il ferro con lavorando le ultime 5 maglie che abbiamo a rovescio. Il prossimo giro andiamo a fare un giro intero di rovescio. Siamo quasi addirittura di arrivo. Allora, iniziamo il prossimo giro andando a lavorare le prime 6 maglie a rovescio. Mettiamo le prossime due maglie sul ferretto e lo teniamo davanti al lavoro. Lavoriamo la successiva maglia sul ferro a rovescio. Lavoriamo le due maglie che abbiamo sul ferretto a diritto. Lavoriamo le prossime due maglie sul ferro a rovescio. Mettiamo la prossima maglia sul ferretto dietro il lavoro. Lavoriamo le prossime due maglie sul ferro a diritto. Lavoriamo la maglia sul ferretto e tutte le maglie che ci restano sul ferro a rovescio e il prossimo giro andremo a fare un giro di intero rovescio. Allora, adesso lavoriamo le prime 7 maglie a rovescio. Allora, a questo punto facciamo come prima, spostiamo le due maglie sul ferretto davanti e lavoriamo la successiva maglia sul ferro a rovescio. Andiamo a lavorare le due maglie che abbiamo sul ferretto a diritto. Andiamo a mettere la prossima maglia subito sul ferretto dietro al lavoro e lavoriamo di nuovo le successive due maglie sul ferro a diritto. Lavoriamo la maglia sul ferretto e tutte le maglie rimanenti sul ferro a rovescio e poi andiamo a fare il giro di ritorno tutto interamente lavorato a rovescio. Ultimo giro, siamo arrivati all'ultimo giro del motivo. Allora, partiamo di nuovo esattamente come abbiamo iniziato a lavorare 8 maglie a rovescio. Lavorate queste 8 maglie, andiamo a mettere le prime due maglie che abbiamo qui sul ferro dietro. Lavoriamo le prossime due maglie a diritto. Lavoriamo sempre a diritto le due maglie che abbiamo messo sul ferretto. E lavoriamo a rovescio tutte le restanti maglie del ferro e poi facciamo un giro di rovescio, dopodiché dovete semplicemente riprendere dal primo giro del modulo e ripeterlo perché abbiamo terminato la nostra prima losanga, quindi da qui in poi si ripeteranno tutti i moduli ovviamente per la lunghezza di 3. Allora, adesso vi faccio vedere come andare a fare il foro per mettere la chiusura.
ovvero questo foro qui che dovete fare alla metà dell'ultimo rombo del motivo, perché è dove vi fa la pattina. Quindi voi avete iniziato a lavorare qua, lavorate 1, 2, 3, 4, 5 motivi di rombi, al sesto vi dovete fare questo foro per poter inserire la chiusura, che adesso vi faccio vedere come si realizza. Allora, si fa esattamente alla metà del rombo, quindi subito dopo che siete arrivati, diciamo che lavorate solo più una maglia di rovescio prima di iniziare l'intreccio sul ferretto, ok? Quindi avete fatto praticamente la prima metà della losanga. Per fare il foro dobbiamo andare a chiudere 6 maglie e lo facciamo sul giro di rovescio, dopo aver fatto questo giro qui con una maglia di rovescio, l'incrocio eccetera, che abbiamo già visto prima. Quando vi dicevo sempre il prossimo ferro di ritorno è un giro di rovescio, in questo caso dobbiamo andare a chiudere le maglie. Allora lavoriamo le prime 7 maglie a rovescio, vedete che io le ho già fatte, dopodiché dobbiamo andarne a chiudere 6. Come si fa? Allora, si lavora sempre la maglia a rovescio, quindi dopo aver fatto le prime 7 andiamo a fare, diciamo, l'ottava sempre a rovescio in questo modo, ma adesso la andiamo a buttare giù, ovvero prendiamo questa maglia che abbiamo dietro, quindi vedete la penultima maglia, e andiamo a farla scivolare fuori dal ferro per chiuderla. Abbiamo chiuso così la prima maglia, ripetiamo il procedimento anche per la seconda, quindi la lavoro, una volta che ce l'ho sull'altro ferro prendo la penultima maglia che ho sul ferro e la faccio scivolare. Vedete, in questo modo per chiuderla. Ne ho chiuse in questo modo due maglie. Adesso andiamo a lavorare la terza. E di nuovo andiamo a chiuderla, quindi prendo sempre la penultima maglia che ho sul ferro e la faccio scivolare fuori. Così abbiamo chiuso 3 maglie, lavoriamo la quarta maglia al rovescio. E di nuovo prendiamo la penultima maglia sul ferro e la facciamo esattamente come si fa, diciamo, per terminare il lavoro, no? E la facciamo scivolare in questo modo. Abbiamo chiuso 4 maglie, andiamo a lavorare la quinta. Così, di nuovo prendiamo la penultima e scivoliamo fuori dal ferro. Voilà. E lavoriamo l'ultima, la sesta, e per l'ultima volta facciamo scivolare l'asolina fuori dal ferro. A questo punto ci restano 7 maglie sul ferro che dobbiamo andare a lavorare a rovescio, questa volta normalmente. Voilà, in questo modo vedete che abbiamo chiuso le maglie e abbiamo realizzato il foro centrale, ok? Il foro dove poi andremo a mettere la nostra chiusura. Adesso vi faccio vedere nel prossimo giro come andare a rimettere le maglie per poi tornare a lavorare il vostro motivo a losanga come sempre, come abbiamo già visto. Nel prossimo giro riprendete a lavorare le maglie esattamente dal punto in cui le avete lasciate, quindi adesso qui siamo arrivati alla metà della losanga, spostiamo la prima maglia sul ferretto, lavoriamo le successive 2 maglie del ferro a diritto, esattamente proseguendo il motivo della losanga come se non avessimo fatto questa, diciamo, piccola modifica. Dopodiché lavoriamo a rovescio la maglia che abbiamo sul ferretto.
e lavoriamo a rovescio tutte le maglie che abbiamo ancora prima del foro. Adesso vedete che qui siamo arrivati dove avevamo il foro e quindi le maglie le dobbiamo di nuovo mettere sul ferro per riportarci ad avere un totale delle 20 maglie che compongono il motivo. Allora, per mettere le maglie dovete fare in questo modo, magari sicuramente molti di voi che lavorano ai ferri lo sanno già fare, quindi si mette il filo sull'uncinetto, si mette il filo sul ferro, si crea una asolina, si entra all'interno con il ferro in questo modo e dopo si getta il filo e si lavora come si lavorasse una maglia diritto. In questo modo si lascia andare e si ha una maglia messa sul ferro. Noi ne dobbiamo mettere 6, una per ogni maglia che abbiamo chiuso, quindi vedete, facciamo quest'asola, entriamo all'interno con il ferro, carichiamo di nuovo il filo, lavoriamo la maglia, tiriamo ed ecco che ne abbiamo messa un'altra. Vedete? In questo modo le stiamo andando a rimettere. E ci rimettiamo tutte le maglie, quindi le 6 maglie pari al foro che abbiamo fatto prima, quindi io adesso ne ho messe 3, 2, 5, ne devo ancora mettere una, dopodiché riprendete a lavorare il motivo dall'altra parte come abbiamo lavorato qui all'inizio, quindi senza, diciamo, cambiare il motivo. Dal prossimo giro in poi riavrete tutte le 20 maglie, quindi farete un giro di rovescio di ritorno e poi riprendete a lavorare la seconda metà della losanga esattamente come sempre, perché avete di nuovo lo stesso numero di maglie e qui abbiamo fatto il foro per mettere la chiusura. Quindi, tolta questa piccola, diciamo, variante, la borsa si lavora come vi ho spiegato ripetendo questo modulo ed è anche abbastanza semplice, non così difficile, bisogna solo un attimo sempre contare per non perdersi, lavorare col ferretto e le trecce, ma per il resto è questo. Quindi realizzate il vostro pannello e adesso vediamo insieme come assemblare la borsa. Allora, una volta che avete realizzato tutto il vostro pannello ai ferri, non ci resta che andare a mettere le borchie. Io qui ne ho già inserite alcune, ma adesso tranquille vi faccio vedere come si mettono e poi dobbiamo andare a inserire la chiusura. Allora, vi faccio vedere subito a mettere la chiusura. Qui dove abbiamo fatto l'asola dobbiamo andare a inserire la parte, diciamo, rettangolare, quindi prendete un cacciavite, svitate le viti che ci sono qua dietro. Vedete che la chiusura si divide in due parti, la parte, diciamo, del davanti è questa qui che ha questi, diciamo, pallini in rilievo, chiamiamoli così, mentre la parte sul dietro è l'altra, quindi la giro al rovescio. Qui apriamo bene bene la nostra asola in modo che resti tutta aperta. Posizioniamo sul dietro l'altra parte e poi riprendiamo le nostre viti e andiamo a inserirle e ad avvitarle. Qui dobbiamo farci un piccolo buchino tra le maglie, ma con la lavorazione ai ferri è abbastanza semplice. Vedete, qui ho liberato il foro, quindi vado a mettere sopra la mia placchetta e poi vado a infilare la vite e l'avvito. Voilà, lo vediamo bene fino al fondo e voilà. Adesso ripetiamo lo stesso procedimento con le altre tre. Ok, quindi andiamo sempre ad allargare le maglie affinché riusciamo ad inserirci e ad avvitarle. Quindi eccolo qui,
Ne ho liberata un'altra, quindi prendo di nuovo la mia altra vite e vado nell'angolino qui in alto. E la posiziono. Ok, dopo dobbiamo avvitare nello stesso modo anche le altre due, quindi avvitiamo tutte e quattro le viti e abbiamo posizionato questa parte della chiusura. Dopo vi faccio vedere ad agganciare l'altro pezzo. Ecco che abbiamo inserito anche la parte della chiusura, dopo vi farò vedere come andare a posizionare questa parte di là, che come dove calcoliamo di metterla, ma lo vediamo dopo perché dobbiamo vederlo con la borsa chiusa per decidere esattamente la posizione. Adesso vi faccio vedere invece le borchie. Allora, le borchie hanno queste alette, allora io le inserisco così. Innanzitutto, come vedete, faccio file dove ce ne sono due, poi file dove ce ne sono tre, tutto sugli incroci delle losanghe vado a mettere queste borchie, quindi con le alette ben aperte pinzo la lavorazione qui del centro e passo proprio una linguetta sopra e una sotto, combaciano alla perfezione della lavorazione, vedete che sbucano le linguette qui sul retro, e dopodiché vado semplicemente a piegarle. La lavorazione è morbida, le linguette sono abbastanza lunghe, quindi si riescono a piegare, vedete che io qui l'ho piegata, a piegarle e a fissarle tranquillamente. Nel caso non foste convinti della tenuta, potete mettere un goccio di colla per tessuti, io vi consiglio la colla Gutterman, una goccia qui all'interno, poi andate a posizionare la borchia nel modo che vi sto facendo vedere e dopo piegate ancora le alette. In questo modo, fissandole con un puntino di colla, siete tranquilli che non si toglieranno mai più. Nel caso contrario, bastano, come sto facendo io appunto, perché le linguette in questo caso sono abbastanza lunghe e fanno forza. Altre borchie invece, certe volte si ha la lavorazione all'uncinetto troppo spessa e le alette non si riescono più a chiudere, ma non è il nostro caso perché vedete che io le sto chiudendo benissimo e secondo me tengono e non c'è bisogno di fare altro. Ma se volete essere più tranquilli, appunto, un goccio di colla. Quindi in questo modo andiamo a posizionare tutte le nostre borchie. Io le vado a mettere tutte sulla pattina qui come ho già messo, tutto sul dietro della borsa e sul davanti. L'unica parte che lascio senza è la base, il fondo. Allora, alla fine ho deciso di mettere le borchie su tutto il pannello perché altrimenti restava fuori solo una fila, non mi sembrava il caso, e ho utilizzato in totale 27 borchie. L'effetto secondo me è veramente meraviglioso. Adesso vediamo come andare a irrigidire la borsa. Allora, prima solo di andarla a irrigidire dobbiamo attaccare l'altra parte della chiusura. Allora, per prendere la misura io vi consiglio di chiudere la borsa in questo modo, e per sapervi regolare la pattina deve pendere esattamente di un modulo, ok? Deve avanzare esattamente un modulo, avanzato il quale andiamo a posizionare la nostra chiusura in questo modo, ci assicuriamo che agganci, quindi abbiamo trovato esattamente qual è la posizione, ovvero qua. L'ho inserita, vedete, con le alette che passano sul retro. Vado a prendere il pezzettino di ferro, lo inserisco tra le alette e poi le schiaccio e le fermo. In questo modo abbiamo anche messo l'altra parte della chiusura, quindi ora non ci resta assolutamente che vedere come fare a irrigidirla. Allora, prima di attaccare la scocca volevo farvi vedere che qui in cima sono andata ad inserire i due ponticelli così, che si inseriscono dietro esattamente come questa parte della chiusura, quindi hanno il pezzettino di metallo che si infila e le due alette che si piegano. Qui andremo poi a inserire il nostro manico, ma andremo a metterlo dopo perché sennò adesso ci imbroglia nella cucitura. Vedete che qui ci sono il manico munito di due anelli moschettoni che andremo a inserire qui dentro, ma ripeto, lo mettiamo dopo. Adesso invece dobbiamo andare a cucire la nostra scocca. Allora, la scocca vedete che qui ha la parte forata per il foro della chiusura che deve combaciare e ha il doppio fondo rinforzato, quindi lo mettiamo, vedete voi come volete girarla, se volete girarla da questo lato è uguale, lo andiamo a posizionare.
andiamo a prendere un ago di rasettuccia con una bella pugliata di cordino e poi vi faccio vedere come andare a fissare tutta la scocca. Allora, ho fatto, ho preso la mia pugliata di filo, gli ho fatto un bel nodo al fondo, vado a inserirmi qui nella lavorazione e sbuco passando nel primo foro. Nascondo il mio nodo e voilà. Dopodiché entro nel foro a fianco, esco qui sul davanti del lavoro, tiro e vado a fare il primo punto di cucitura. Rientro qui nel foro a fianco. Vedete che lascio la lavorazione all'uncinetto, giusto quei pochi millimetri in più fuori, oltre la salpa, perché ci servono sia per nasconderla, sia per volendo attaccare la fodera che nasconda la salpa. Se volete poi fare una fodera a pannello, prima di andare ad assemblarla, potete tranquillamente farla e andarla a cucire con dei piccoli punti qui, oltre, diciamo, la salpa, ok? Puntando nella parte lavorata ai ferri. Quindi io vado a fare così un punto di cucitura, in questo modo, lungo tutto il perimetro della borsa, passando in tutti i fori che sono stati predisposti. Ok, quindi procediamo in questo modo ad attaccare la nostra scocca di rinforzo. Allora, guardate, ho terminato di attaccare tutta la salpa e adesso dobbiamo andare a cucire il nostro laterale. Allora, per cucire il laterale entro qui in alto, vedete, nella parte lavorata e fermo il nodo. Quindi faccio scorrere per fissare subito il nodo. Voilà, dopodiché prendo il mio lato ed entro subito nel primo foro. Così, dopodiché entro nel secondo foro e sbuco nella parte della borsa lavorata qui sul davanti. Tiriamo, entriamo a fianco e sbuchiamo nel foro rispettivo qui dietro. Quindi andiamo ad attaccare il laterale tutto con l'ago e in questo modo andiamo a nascondere, diciamo, i fori, in modo che poi a vista non si vedranno, facendo questo tipo di cucitura. Quindi vedete, sto praticamente fissando, qui ho fissato la prima parte, adesso proseguo a fissare tutto il lato, dopodiché fisseremo la base e poi l'altro lato, quindi piegando la borsa come ce l'avevo prima, vedete che qui andiamo a fissare la base e qui andiamo a fissare l'altro lato. In questo modo, ok? Quindi fissiamo qui questo, poi l'altro lato e qui la base in questo modo. Tirate bene i punti in modo da nascondere i fori, vedete che se qui tiro meglio la lavorazione copre proprio tutti i fori che non si vedono e secondo me resta molto più bello da vedere, quindi io preferisco attaccarli in questo modo, ok? E quindi procediamo così ad attaccare tutto questo lato e ovviamente tutto l'altro.
Allora, guardate, ho terminato di attaccare il laterale, adesso devo solo più nascondere i fili. Comunque, questo è il risultato della borsa terminata. Sono veramente molto, molto, molto soddisfatta. E adesso non ci resta come ultima cosa di andare ad attaccare il manico. Come vi dicevo prima, il manico è munito di anelli a moschettone, quindi vedete che qui si schiaccia e si apre e semplicemente si vanno a infilare qui negli attacchi a ponticello che abbiamo inserito prima. Quindi anche questo è veramente molto semplice. Ed è l'ultima cosa che ci manca per aver terminato la borsa. Voilà! Ecco, fatto. Spero che vi piaccia. Mi raccomando, se ordinate il kit sul nostro sito, scegliete il colore della pelle del gordino. Potete ovviamente anche cambiare colori, non farla di questo. E ovviamente aspetto le foto delle vostre creazioni sul gruppo di Facebook. Mario, la mia cuginettina. Un bacione, ciao!